Ciao ragazzi, io sono Adriana e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio un video in collaborazione con Jaxi, vi lascio giù nell'info box il link del suo canale. E appunto questo video parla di prodotti da smaltire. Inizio subito perché ne ho tanti. Vi dico una premessa, dividerò il video in due sezioni, appunto in questo farò vedere solo prodotti per la base e prodotti per tutto il corpo. Nell'altro farò vedere rossetti, lip gloss, matite occhi e ombretti. Quindi iniziamo. Come primo prodotto vi faccio vedere questa crema qui, che io ce l'ho nel vecchio pack, adesso è col pack nuovo. Questo è un trattamento modellante per il corpo e io lo sto già finendo fortunatamente, appunto perché ne devo provare un altro. Come secondo prodotto vi faccio vedere questo, che è un detergente alla celidonia ed acqua sorgiva, che sto per terminare. Poi vi faccio vedere questa crema per i piedi dell'Avon, che sto finendo. Ha da un po' che ce l'ho aperto, quindi devo finirla. Anche devo finire questo trattamento per i capelli dell'Advanced Techniques e questo è un trattamento che si usa su capello bagnato, quindi dopo aver fatto lo shampoo e protegge appunto il capello dal calore del phon o della piastra. Come ultimo prodotto, diciamo per il corpo eccetera, vi faccio vedere questo struccante occhi dell'Avon, che l'avevo accantonato perché ne sto usando un altro e vorrei finirlo. Questo è arrivato qui all'incirca e appunto devo finirlo. Ora iniziamo con i prodotti per la base. Allora, iniziamo con questa che è la cipria della Color Trend, che appunto ho fatto un bel buco, spero si vede. Appunto la devo finire perché l'avevo accantonata. Poi devo finire questo che è un fondotinta minerale dell'Avon e appunto lo devo finire perché ce n'è poco, non ce n'è tanto, però dovrei finirlo perché è da tanto che ce l'ho aperto, quindi lo metto qui. Come devo finire questi due burro cacao della Labrosan, questo che è il classico al cioccolato che appunto sta finendo e questo che è il protettivo che sta finendo pure lui. Devo smaltire questi due concealer Stay All Day della Essence, appunto questi è da un po' che ce li ho. Però dovrei finirli perché cioè, l'ho accantonato perché stavo usando, non ce l'ho qui, stavo usando quello nuovo della MAC, che presto vi farò una recensione con prova perché è bellissimo. Aspetta, aspetta amore che vengo, mio figlio. E, appunto questi li devo smaltire perché ce n'è poco in tutti e due. Come devo finire anche questo, correttore della Color Trend. Questo appunto sta finendo, ce n'è poco. E devo finire anche quest'altro correttore vecchissimo di Deborah Milano, che però questo è molto scuro per la mia carnagione. Ve lo faccio vedere. Questo è molto scuro, quindi spero di utilizzarlo appena mi abbronzo un pochino. Poi, come altro prodotto dovrei finire questa BB Cream, ve l'ho fatta vedere nel vecchio video dei prodotti low cost da supermercato, mi sono trovata davvero bene, ma appunto vorrei finirla perché se passa l'estate non la userò tanto. E devo finire anche questo, cioè non è che devo finire questo, lo sto proprio finendo, che è il duo della MAC per le sopracciglia e qui ho fatto il buco già nella cera. E appunto lo devo finire, cioè mi sta finendo, quindi
Mi sto impappinando un po', comunque mi sta finendo. Ultimo prodottino, vi faccio vedere questo blush che purtroppo, ahimè, è rotto. Questo è un blush della Essence, il 20 Baby Doll, che appunto è rotto, quindi da tanto che ce l'ho lo dovrei smaltire. Quindi prima lo ricompatto e poi lo smaltirò. Anche perché è un rosa che per adesso va bene, quindi almeno accantono un pochino il corallo, che mi sono proprio affezionata a quel corallo. Niente ragazzi, questi erano i prodotti, i primi prodotti che dovevo farvi vedere. Io vi mando un bacio, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video con la seconda parte. Ciao!